Il progetto nasce innanzitutto da un bando sulle politiche giovanili del Comune di Bologna dell'area Educazione e Istruzione Nuove Generazioni. Un bando che riguarda appunto il benessere psicosociale dei ragazzi. Una delle azioni era proprio quella delle azioni di contrasto e prevenzione al bullismo e cyberbullismo. Abbiamo valorizzato una rete di associazioni con le quali noi avevamo già intrapreso un percorso il precedente anno, sempre all'interno di questo contesto. Questa rete con le associazioni Bandiera Gialla e Mosaico di Solidarietà si è tradotto in una serie di laboratori all'interno delle scuole, ma non solo. È stata un'esperienza importantissima per noi, un'esperienza che ci ha dato tantissimo, nel senso che il nostro modo di lavorare parte dal presupposto che non possiamo dare noi delle risposte, ma dobbiamo suscitare delle domande. Quindi il progetto ovviamente è un progetto molto ampio, parte da una parte formativa frontale, la parte frontale che abbiamo curato noi, quindi proprio sulla formazione, sulla questione del bullismo e del cyberbullismo. Oltre a questa parte formativa frontale abbiamo sviluppato anche una parte creativa. Sulla parte creativa hanno lavorato molto di più Bandiera Gialla sulla scrittura e Mosaico di Solidarietà invece sulla parte della realizzazione di un podcast radiofonico. Il mio ruolo, che era condiviso insieme a un'altra persona, Francesco, che ha lavorato con me, era quello di animare dal punto di vista culturale con degli strumenti piuttosto diversi gli argomenti di cui stavamo parlando. Con alcune scuole abbiamo utilizzato dei testi tratti dai mass media e quindi abbiamo letto articoli che trattavano del tema. Li abbiamo letti, li abbiamo commentati con i ragazzi e dopo sono venute fuori parecchie discussioni e ragionamenti. Un altro metodo che abbiamo utilizzato è stato lo strumento letterario. Lo strumento letterario era più difficile rispetto all'articolo di giornale. Abbiamo estratto da un romanzo di letteratura per ragazzi che trattava appunto di bullismo due versioni, la versione del bullo e la versione del bullizzato. L'abbiamo letta assieme, abbiamo fatto un ragionamento su quello che dicevano questi ragazzi, dopo abbiamo chiesto di immedesimarsi nell'uno e nell'altro e di fare un dialogo a due, quindi un prolungamento del romanzo. Chiaramente una cosa come questa l'abbiamo potuto fare solo in alcune classi, in altre no, questo l'abbiamo capito strada facendo, però avevamo dalla nostra strumenti diversi che abbiamo utilizzato in maniera diversa. I racconti dei ragazzi vengono sempre fuori, ovviamente quanto più sono piccoli tanto più vengono fuori, tanto più sono grandi tanto più difficoltà si ha a far uscire questi racconti. Per esempio noi quando lavoriamo con le scuole elementari abbiamo un feedback maggiore rispetto a quello che ci raccontano, no? Alle storie che emergono, e quindi si riesce anche a lavorare meglio sulle loro individualità e sulle loro problematiche. Quanto più si cresce tanto più si ha difficoltà, e questa difficoltà ovviamente l'abbiamo riscontrata anche in questo progetto. E ci ha sorpreso moltissimo l'ambiente del carcere, ci ha spiazzato tantissimo, ci ha dovuto far cambiare metodologia in itinere. Abbiamo visto che alcuni strumenti non potevano più essere utilizzati, lo strumento letterario non era il caso di usarlo. In questo caso abbiamo usato degli altri strumenti, ci siamo inventate le cose nuove. Abbiamo cambiato anche un po' l'argomento, perché parlare direttamente di bullismo all'interno di quel contesto penale, ma anche un contesto giovanile extrascolastico difficile, era un po' difficile farlo, c'era un indurimento. Allora abbiamo fatto una danza attorno a quello che è il bullismo, abbiamo parlato di pregiudizio, abbiamo parlato di violenza, abbiamo parlato di empatia e ascolto dell'altro. Il mio ruolo era quello di portare nelle scuole e nelle carceri il mezzo della radio per parlare di bullismo e cyberbullismo. Penso che una cosa comune che ci sia stato in tutte le classi, cioè in tutti i gruppi che abbiamo visto, è stato che all'inizio erano molto diffidenti nell'esprimere le proprie esperienze. Poi piano piano, durante incontri, si sono aperti volentieri anche. Sono emerse delle esperienze e secondo me è stato molto importante la nostra funzione di mediatori, perché in un progetto così limitato nelle ore è impossibile ricoprire sia il ruolo di mediatore sia il ruolo di chi può risolvere il problema improntato sul singolo. Nella realizzazione del podcast abbiamo cercato di dare ampia possibilità ai ragazzi di scegliere anche in base a quelle che sono le attitudini di ognuno. È ovvio che poi quando abbiamo notato che una certa reticenza o comunque una difficoltà dovuta anche magari a una questione di timidezza o altro, abbiamo poi indirizzato noi in base a quelle che erano le necessità. Noi arrivavamo all'ultima giornata con già
la scaletta della puntata pronta, fatta con loro negli incontri precedenti all'ultimo. Nell'ultimo incontro c'era appunto di divisione dei compiti all'interno della realizzazione del podcast. Chi si occupava magari della parte dello speakeraggio, chi stava alla parte tecnica. Prima facevamo una prova a microfoni spenti e poi successivamente aprivamo i microfoni e provavamo a registrare. È molto interessante il lavoro del podcast perché dà spazio sia alla creatività con le loro riflessioni e con i loro contenuti, le loro esperienze, e dall'altra parte ascolto. Tu devi rispettare dei tempi e quindi devi ascoltare l'altra persona, e quindi secondo me è un bel esercizio di empatia e di ascolto, di condivisione. Alla fine sono rimasti tutti entusiasti, anche perché hanno partecipato fattivamente. Non è stato solo un laboratorio in cui noi si andava lì a raccontare che cos'è il bullismo e il cyberbullismo, ma da questo racconto poi dopo loro hanno dovuto produrre del materiale. Sono proprio stati gli attori principali, hanno dovuto esprimersi su questi concetti, l'hanno fatto a modo loro. Quindi alla fine sono stati tutti molto contenti. Alcuni anzi erano anche abbastanza tristi che fosse già finita questa esperienza. Quindi credo che sia importante per loro, anche perché tutti i giovani oggi, tutti i ragazzi hanno bisogno di avere la possibilità di esprimersi. Questo secondo noi è un buon modo per farlo. Se fossi stato bullizzato... Sei mai stato bullizzato? No. Se fossi stato bullizzato, a chi ti saresti rivolto per primo? Cioè, abbiamo già risposto. I professori, secondo te, riescono a formare la scuola? A questa risposta non Sta parlando. Scusate ragazzi, non tenete il microfono però dalla parte. Se avessero saputo cosa sarebbe successo, dove non avrebbero fatto tutto ciò? Magari no, stai sbagliando, cosa stai facendo? I genitori magari non hai neanche il coraggio di parlarne, poi gli amici, una volta che è successo. E se non hai nessuno con cui poterti confidare sinceramente, è difficile proprio superare quel momento. Ci sono anche su Instagram delle volte delle foto che sembrano in un modo ma in realtà sono in tutt'altro modo. Ciao a tutti amici di Radio Alta Frequenza, oggi puntata speciale perché vi stiamo trasmettendo dalla terza A dei Cirani di Bologna, e a fare radio siamo proprio noi studenti dell'Istituto Cirani. Sempre bello, non toccare il mio fratello. Tu mi prendi in giro e io ti faccio fare un doppio giro. Che rabbia. Qualche mese più tardi, grazie alla personalità di Matteo, egli riuscì a fare. Ma un giorno, guardando un documentario, mi sono deciso. Volevo cambiare la mia vita. Un'altra tematica presente è quella del luogo comune tra le madri e tra le figlie, in cui la protagonista... 2, 3, via. Ciao, noi siamo il gruppo interviste della seconda D della scuola Leonardo da Vinci. Ciao, la seconda B!